Fino a poco tempo fa molti di noi davamo per scontata la nostra vita, con i suoi gesti quotidiani, perfino banali. Andare al ristorante, fare una passeggiata con il cane, incontrare gli amici, andare a scuola o al lavoro. Pensavamo fossero azioni dovute, ovvie, che ci avrebbero accompagnato noiosamente per tutta la vita. Il Covid-19, però, ha dimostrato il contrario. L'emergenza che ha provocato ci ha privato anche degli aspetti basilari della nostra vita. E lo ha fatto all'improvviso. Per questo siamo stati prima disorientati e confusi, e poi desiderosi di riappropriarci di ciò che ci è stato tolto, la libertà. La nostra generazione, infatti, è stata sempre libera di scegliere, di fare ciò che desiderava, di interagire con gli altri, di prendere delle posizioni. In questo momento di difficoltà, causato dalla pandemia firmata coronavirus, ci siamo resi conto di quanto siamo stati finora fortunati. Non avrei mai pensato che nel giro di pochi giorni la mia vita sarebbe stata così sconvolta. Se riflettiamo bene, però, la libertà ci è stata tolta solo per proteggere la nostra salute. La libertà è sicuramente un diritto di ogni cittadino, ma è anche dovere di ogni cittadino rispettare le restrizioni che in questa situazione di emergenza vengono date. A chi non è mai stato detto prima il dovere e poi il piacere? Ora è il momento di fare il nostro dovere, ovvero rinunciare per un po' di tempo alla nostra libertà, stando a casa. Se uniti assolveremo il nostro dovere, riusciremo a superare insieme questo difficile momento. Può sembrare che il coronavirus ci stia togliendo tutto, ma bisogna essere fiduciosi e ottimisti. Da questa situazione ne usciremo e per certi versi saremo anche migliori. Ad esempio, pochi mesi fa, noi ragazzi, in compagnia e non, usavamo solo telefoni o videogiochi. Adesso ci mancano i dialoghi faccia a faccia. Abbiamo capito che c'è qualcosa che la tecnologia non potrà mai darci: gli abbracci, i sorrisi, gli sguardi. All'inizio di questa pandemia la situazione mi sembrava meno difficile da gestire. Credevo che tutto si potesse risolvere in poco tempo, ma adesso sono stanco di trascorrere le giornate in casa e confesso che inizio ad avere un po' di paura, anche del momento in cui tutto questo sarà finito. Ormai è più di un mese che non posso più vivere la mia vita. Mi mancano tantissimo i miei nonni, i miei zii, i miei amici, il mio amico a quattro zampe, Skippy. Mi manca ogni singolo gesto dolce, affettuoso, come baci, abbracci. Mi manca persino la scuola, i miei professori, la mia classe. Mi manca ogni cosa. Essere stato così tanto recluso mi ha fatto comprendere quanto sia importante socializzare e vivere in mezzo agli altri. Spero che tutti noi riusciremo a riprendere una vita normale, lasciando indietro la paura e il terrore della malattia e soprattutto dei contatti sociali, perché siamo esseri umani e abbiamo bisogno di incontrarci, di comunicare, di fare esperienze insieme per crescere e imparare. Sono consapevole che per aiutare il nostro paese bisogna stare a casa senza avere contatti esterni. Purtroppo però c'è sempre chi esce, pensando che non succederà nulla, ma comportandosi così si mette in pericolo non solo la propria salute, ma anche quella degli altri. Conosco molte persone che hanno perso un parente o un amico a causa di questo virus e io purtroppo non ho potuto fare altro che stare vicino a loro con il pensiero. Perdere una persona cara è di per sé triste e faticoso, ma in questo periodo lo è ancora di più, perché è vietato andare a trovare i propri cari, accudirli, stare da loro vicino mentre stanno male e soffrono. In questo momento, un grazie particolare va sicuramente ai medici e agli infermieri, che rinunciano a stare con le proprie famiglie per combattere dal fronte, in prima linea, questa pandemia.
Mi auguro anche che il virus non si diffonda in quelle parti del mondo in cui l'assistenza sanitaria è quasi inesistente. Io ho sempre pensato che quando si vive una brutta situazione, bisogna comunque continuare a sorridere, senza però dimenticare quello che è accaduto. Quando tutto sarà finito, sogno di fare una vacanza al mare e di respirare aria di libertà. Sicuramente le prime persone che desidero incontrare sono i miei nonni. Infatti mi mancano le partite a carte che facevamo insieme la domenica, dopo pranzo, il loro affetto e i loro piatti fantastici. In questo periodo stiamo combattendo una guerra, diversa però da quella studiata sui libri di storia, vista nei film o letta nei romanzi. Diversa perché è combattuta contro un nemico invisibile, ma letale. Se un tempo erano le sirene ad avvertire le persone di un pericolo imminente, come un bombardamento, in questa guerra niente ti può avvisare su quando, per esempio, qualcuno sarà contagiato dal virus. Le sirene che sentiamo ora sono quelle delle ambulanze e ciò che percepiamo è solo il silenzio nelle strade, abbandonate dall'uomo e riconsegnate temporaneamente alla natura. Mentre in guerra il silenzio significava morte, ora significa vita. In questo momento buio, tutti dobbiamo dimostrare di essere forti e combattivi. Dobbiamo adattarci, come già fatto dall'uomo in situazioni estreme. Adattarci, perché questo è il principio che determina la sopravvivenza degli esseri viventi. Adattarci per ritornare ad essere liberi di vivere.